Buondì, come state? Spero bene. E niente, oggi. Perché dico niente tutto il tempo? Vabbè, ripartiamo. Non ho detto niente, sempre niente. Tutto niente, niente, niente. E niente. Vabbè, comunque. Oggi un nuovo video. Sarà un video videoso che. Non mi arrabbierò, ma parlerò del problema del cambiamento climatico e sigla e dopo TG. Buongiorno a tutti, oggi parleremo. Cigi mi morisco. Allora, no, Serafino, tu non sei Serafino, sei Gianfrancato, ecco. Luca, cioè Simone, ha obbligato Luca di dirci a noi del set che dovevi tu dire una frase in inglese. Quindi, mi raccomando, di una frase in inglese, se no, tenetela con me, capito? Perché poi Luca viene ad arrabbiarsi con me, mi raccomando, non dire the pennies on the table. Che quella lì non vale come frase in inglese perché non ha senso. Ciao. Ok, va bene. Allora, cosa potrei dire? IG, Project Environment and Become Zero Waste. E dopo questa frase, do la linea a Luca. Ciao Luca, prego. Buongiorno a tutti, come vedete sono Polo Nord, anche se non c'entro niente, quindi fatemi ritornare in Europa. In Europa, eccomi qua. Partiamo innanzitutto, poi capirete perché in Europa. Partiamo dal presupposto che in realtà l'anidride carbonica come pianeti abitabili serve. Con i pianeti che possono essere abitabili. Comunque per i pianeti serve. Cioè per. Mi sto incartando. Rifare. E diciamo che l'anidride carbonica per la Terra serve per dare sì cioè serve più che altro per tenere parte del calore del sole che serve appunto per tenere controllate le temperature. Se non c'è questa, come possiamo vedere, come Saturno, come per la Luna, possono si chiamano i cosiddetti scambiamenti termici. Sbalzamenti termici che cosa sarebbero magari insomma mettiamo a caso la Luna per esempio va dai 140 meno 140 di notte più 140 di giorno per dirvi per dirvi sì però serve ma in giuste quantità noi che ne stiamo producendo altre disboscando eccetera eccetera cosa fa? Fa aumentare l'anidride carbonica e quindi questo aumenta anche il clima quindi non va bene però in realtà serve l'anidride carbonica io parlerei di un progetto dell'Europa non dell'agenda 2030 che ci hanno rotto le scatole per chi fa educazione civica io ho fatto alle medie serve a rompere cioè l'hanno fatta in tutte le materie possibili, quindi non vi parlerò di queste, parlerò del Green Deal europeo, che consiste che l'Europa, l'Unione Europea ha proposto, quindi non è definitiva la, diciamo, sì, non è definitiva la, non è detto che si svolgerà, ma ha proposto, ecco. Allora, iniziamo dalle principali emissioni, quelle date dalle automobili, che entro il 2035 l'Unione Europea ha proposto di ridurre entro il 55%. Infatti, entro il 2050 vorrebbe eliminare o comunque vietare la produzione di automobili o di veicoli con fonti non rinnovabili, quindi quelle ad esempio a gasolio o a GPL o a benzina o a diesel e comunque proprio dire ok, non utilizziamo queste, ma sviluppiamo
quelle a batteria, che tra l'altro ogni 4 anni quindi lo sviluppo, cioè la batteria aumenta cioè aumenta la sua durata, ecco. Perché ci sono nuove abitudini, no, nuove tecnologie, ecco. Perché mi sto incartando? Mi sto domandando. Vabbè, andiamo avanti. Poi quindi vuole ridurre il 40% ridurre il 40% d'uso di materie prime, quindi ridurre quindi le emissioni. Ed è questo entro il 2030. Poi vuole ridurre, ristrutturare, più che ridurre. Andiamo avanti. Ristrutturare gli edifici e renderli più green. Cosa vuol dire? Magari possiamo invece di usare l'energia non rinnovabile, diciamo quella rinnovabile data dai pannelli solari, quindi quelli fotovoltaici, quelli a riscaldamento ad acqua, eccetera. Poi l'Unione Europea vuole finalmente qualcuno ripristinare le foreste, le zone umide e torride che servono per ridurre, quindi per assorbire l'anidride carbonica e rilasciare l'ossigeno, quindi è una riduzione sempre dell'anidride carbonica. Detto ciò, sarà utile? Sì, se lo fanno sì. Però non dovrebbe farlo solo l'Europa. Sì, è utile, un passo avanti per tutti e dovrebbe prendere sempre tutto il mondo se riescono a farlo, perché sempre da dire se riescono a farlo, perché secondo voi perché lo fanno? Perché ci tengono all'ambiente? Secondo me lo fanno proprio per comunque per soldi, perché comunque questa produzione di petrolio comunque fa perdere l'economia, non so di quanto, non sono in campo, quindi non vi posso, vi dico solo che so che fa perdere economia, quindi soldi. Secondo me lo fanno solo per quello. Secondo me dovrebbero farlo tutti a prescindere da quello, perché comunque rischiamo che la vita entro il 2050 possa cessare di esistere, perché la Terra, perché con l'andamento che andiamo oggi non va bene, non va bene, perché l'anidride carbonica è il doppio di quanto dovrebbe essere, ma ci rendiamo conto? Il doppio, cioè non diciamo, magari dello 0,50, il doppio, non va bene, bisogna ridurre questo doppio alla normale livello di anidride carbonica entro il 2050, perché sennò moriamo, e non è che c'è un pianeta B adesso. Non c'è, cioè, ci sarebbe Marte, lo dico sì, è bello, magari non abbiamo le tecnologie ancora per colonizzarlo, secondo me. Ed è troppo presto per colonizzare un altro pianeta. È bello andarci a visitarlo, ma colonizzarlo è un po' impossibile con le tecnologie che abbiamo adesso. Quindi cerchiamo di sfruttare al meglio questo pianeta. E con questo vi faccio ritorno alla mia posizione di prima, ritorno in Italia e vado alla mia cameretta. Ciao. Wendy. Sì, mi sono arrabbiato, ma vabbè, ma perché si deve muovere? Eh sì, mi sono un po' arrabbiato, più dell'altra volta, perché sì, punto, perché bisogna arrabbiarsi. Comunque, detto questo, non ci sarà, vi dirò già che fino a metà agosto non ci sarò, non ci sarò su YouTube, non perché andrò in vacanze e non riesco a fare video e a montarli quando sono in vacanza. E quindi vi saluto e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!